Signori, no? Signori, ricordatevi che i poliziotti guadagnano 2 milioni al mese e rischiano la vita. Sì. Ah, come? Che cazzo? Sì. Che cazzo? Tre volte. Parlava di quanto prendono i giocatori. E i poliziotti. Trionfo del pubblico. Devo dire che mi sono vergognato per un attimo di essere stato uno dei suoi sostenitori durante la campagna elettorale che l'ha portato in Parlamento. Questo è comprensibile, lui ha detto solo una cosa per un che attimo. Non pensa, e l'ha detta soltanto per ottenere un applauso. La farò una cosa interessante, provare a dimostrare come ancora oggi è facile smaltire illegalmente i rifiuti, come il sistema della criminalità organizzata ti consente oggi, attraverso gli intermediari giusti, di sversare nei regi lagni. In un'intervista. Però ragazzi, stiamo parlando di una cosa pazzesca. Stiamo parlando della mia terra che è avvelenata da decenni, sì, infatti, con i bambini che muoiono di cancro. Allora io ci mi vuole chiedo, molta serietà, forse è ci vuole un molta tema sul quale, non lo so, non si termina la risposta, forse è un tema sul quale delle case popolari nuove, finite, perfette, non sono state assegnate. Perché? Sapevate che le case... Lo vuoi smettere? Di fare questa retorica inutile? Ma non si può lavorare in questo modo. Cosa li metti a piangere? Ma chi sta piangendo? Ma cosa fai questi numeri? 9 anni? Questo abbassa. È tutto il tempo che fai la retorica. Allora, innanzitutto allora, ti comporti in maniera educata. No, ti comporti tu in maniera educata. Non approfitti della morte degli altri per giocolare. La terza domanda che mi faccio, scusa, poi mi taccio, è... Siamo veramente sicuri, specialmente nel nostro benedetto mezzogiorno, che sia un bene che in una famiglia si crei una stirpe politica fatta dal padre, il figlio, l'arrivo. Gasparri, scusate. Come sarò giusto Gasparri, che Mattarella avesse la moglie in politica? Gasparri. Come sarò giusto che De Magistris sia il fratello che fa politica? Come giusto che Cesaro ha il figlio che fa politica? Mirta, io da napoletana negli Stati Uniti, credo di... anche in altri no, paesi. Io da napoletana credo di no, è una mia personale opinione. La credo che sia Bush, qualcosa la che toglie completamente credibilità alla classe politica. Allora, mi scusi un attimo, allora... La domanda. Cosa risponde? È il numero uno. Ragazzi, tenuti! Questo è molletto. Oh, Doniaiata, moia! Questa è la porcheria. Un'aggressione, una sberla, ho visto volare un po' di tutto. Che è successo? Due schiaffi a Gaia, il primo l'ha preso, il secondo l'ha schivato, perché oramai siamo abituati. Partiamo dalla solidarietà a Gaia Bozza, certo, che faceva il suo lavoro e non si squintona chi fa il suo lavoro mai. E questo vale per tutti, vale anche quando Beppe Grillo dice che ci vuole mangiare e vomitare. I giornalisti vanno rispettati perché fanno un lavoro. Io volevo soltanto dire che è colpita e che deve avere quella finalità lì. Scusa, cioè non ti do, e che deve andare fermare, a vedere. Devo dare la risposta immediata al direttore. E per chiudere, sgombrare il campo da qualsiasi allusione, sono io quello che ha firmato l'inchiesta su Marra che il vostro giornale Repubblica citò negli atti in cui... Lo so. Quindi Marra Raggi. Lo so. Il mio giornale ha colpito indistintamente tutto l'arco parlamentare. Di Antonio Dalì, dai. Un giornalismo forte. Un giornalismo forte fa forte la democrazia. Non ce lo scordiamo mai. Io stringo la mano al direttore di Fanpage, lo ringrazio per essere venuto qui oggi.